Ciao a tutti ragazzi e bentornati su No Man's Sky. Pensavate che non facevo più video su No Man's Sky, eh? Ebbene, no, assolutamente no. Perché? Perché sta andando avanti la coltivazione. E adesso vi faccio vedere una bella cosa. Sempre tempesta su sto pianeta, ma è importante perché posso, visto che qui ci sono i cactus, piantarli direttamente all'esterno sul terreno. Io non lo sapevo. Ci ho provato perché ho pensato, crescono nel terreno, ce l'ho, provo a piantarli. E li pianto e ce ne entrano tantissimi se li metto vicino. Adesso non so se c'è un limite. Però vediamo. Mentre all'interno, qui ho fatto metà bucaghiaccio che ci dà il cristallo gelido. E metà coprite. Così non la vado a raccogliere dagli animali. Però la coprite cresce ogni mezz'ora come il bucaghiaccio, quindi ci servono tutte e due. Però vi faccio vedere una cosa: se io vado a creare tanto 30 slot di zaino, ho nerdato tantissimo fuori off camera. Il mio intento è quello di vendere a parte questo che ne ho già creato uno, va bene, il circuito stampato, però è quello di vendere, dove stai? Il vetro vivente, eccolo qua. Che comunque costa 696.000, cioè c'è di guadagno 696.000. Ma la particolarità è che non costa tanto di risorse, perché per fare il vetro ci vogliono 250 di cristallo gelido, ok? Che ne crescono 50 ogni mezz'ora per ogni pianta. Quindi alla fine va bene. Fai una bella coltivazione di cristallo gelido e fai il vetro normale. Poi per fare il vetro vivente serve il lubrificante. Come si fa il lubrificante? Radice di gamma e coprite. Anche la coprite. Pochissima coprite, eh? Oh, aspettate, faccio rivedere. 50 di coprite. Quindi, buono. Mentre ne servono 400 di radice di gamma. Però la radice di gamma che ho piantato all'ultimo piano. Tanto qui c'è il solanio che è quasi fatto. Qui c'è il carbonio. Quindi ho sempre tutto sotto mano. Ho ristretto un po' la stanza così da poterci mettere più cose. Qui ci sono i cactus che probabilmente levo e ci faccio tutta una piantagione di cosi, come si chiamano? Di questi. Eccoli. I bulbi stellari. Sono caduto. Perché anche questi crescono ogni mezz'ora. Infatti già posso prenderli. Adesso li prendo. E l'ho preso. Adesso andiamoci a prendere la coprite. Così vi faccio vedere un po'. Perché non la prendi? Eccola qua. Vedete già sta che non cresce? Velocissimo. Questa fatta la mordite, ma tanto la levo e ci metto tutti i bucaghiaccio. E perché sono uscito? Non lo so. A questo punto abbiamo 1000 e possiamo farne solamente uno, quindi di no, 4, 2 di lubrificante. Ok, adesso andiamo a prendere il vetro che già l'abbiamo fatto diverso. Ce l'ho qui il vetro, ce n'ho 6 e creiamo il vetro vivente. Ne creiamo 2 e questi li rimettiamo dentro. XXXX. Il vetro vivente lo mettiamo qua perché c'ho già un po' di vetro vivente. Ce n'ho 12. Quindi 14. Quest'altro vale 1 milione cada uno. È l'esplosivo liquido. Mentre il circuito stampato che ne ho fatto uno vale 1.196.000. Poi dipende dai mercati che andiamo a vedere. Bene o male stiamo lì, può cambiare del 10%, non di più. Che facciamo? Vendiamo e ci compriamo un'astronave normale, però bella. Oppure accumuliamo e ci compriamo il mercantile, che è meglio, probabilmente, però ci vuole tempo. Io magari lo farò off camera. Certo, non è che faccio un video al giorno dove farmo. Per questo non ho fatto video tutti questi giorni, perché comunque ho farmato, ho migliorato lo zaino, ho migliorato gli slot anche qui. No, questi sono rimasti uguali.
e ho fatto delle tecnologie diverse. Questa ancora devo ripararla, vabbè. Ho migliorato le tecnologie sui buggy. Io andrei adesso col buggy a cercare la carne di cactus. Mentre sta lavorando il nostro giardino, andiamo a cercare la carne di cactus. Guarda quanti sono! Tacci loro! È un pianeta del cavolo, però ci sta. Allora, carne di cactus, qua non c'è. Questo è un bel posticino, c'è un sacco di roba, anche se ci famo poco. Lo salviamo comunque. Risolviamo. Mestanà. E qua? Mamma mia, se c'è quello che dico io. Allora, tu che dici? Amico, ricompensa, mercante, condividere bottino, distruggere Dark Kisk. Io denuncio il crimine. Denuncia il crimine e l'immagine del mercante sarà giustamente punito. Riceve una ricompensa. Che me dai? Grande! Acceleratore di carica Sigma. Perfetto. Così possiamo migliorare anche la nostra arma. Gek, essere avanti giù. Ma no, perché? Ricarica. Che te lo dico? Non lo so questo com'è. 19 slot come la mia, ma è classe C. Compara. Allora, la mia è sempre. Ah no, la mia è 21 slot. È sempre classe C. Possibile che non riesca a cambiarmi. Cavolo dei multitool. E ci possiamo prendere. Oh, attenzione, attenzione. Chi è? Il mercante è chiaramente entusiasta del mio arrivo. Picchietta sull'elenco del carico di trasporto della sua nave. Lascia intendere che perfino l'astronave è in vendita. Vediamo un po'. 28 slot. Confronta. Non mi dice quanto costa? La mia è da 19. Questa è una classe B da trasporto. Da trasporto. 8 milioni e 9. No, perché comunque una ventina di milioni ci stanno quelli a 43, 48 slot, mi sembra che è il massimo. Certo, è un bel aiuto 28 slot contro 19, però 8 milioni e 9 non ce li spenderò mai. No, anche se è bella, pure bella esteticamente. Molto bella. Molto bella. Non mi dico se sfere gravitini perché quando sono così raggruppate sono sfere. No, belli. Quattro. Buono. E questo posto non l'avevo visto. Vabbè, io direi di tornare. Torniamo. Andiamo alla scorciatoia. Madonna che volo. Non lo so. Arrivato. Tiè, sulla piattaforma quasi. Io andrei subito a piantare questi. Vediamo un po' se ci abbiamo tutto per piantarli. No, manca il carbonio, ma sta dentro. L'unica cosa è che sta all'ultimo piano. Questi già fatti. Mamma mia, che spettacolo. Ha fatto il solanio pure. Andiamo. Dove vado? Sta qua, no? L'ultimo piano. Chi è? Mi serve il carbonio? Fate questi. Poi magari qua ci faccio un'altra fila pure. Vicini, vicini. In modo che posso mettere il più possibile.
ho finito il Tanium. Vedete? 4 mi sono attaccati. Mamma mia. Che spettacolo. Il Solanium, vabbè, ce n'ho diverso. E mi serve il cristallo gelido però per fare le... Come si chiama? Eccolo. Possiamo fare cristallo gelido e solanio. Possiamo fare questo qua, risonatore. Quindi 1, 2 mi sa. 3, 4. 4, buoni. Buoni, buoni, buoni. Cactus ce l'abbiamo e possiamo fare col cactus. Possiamo fare direttamente anche un progetto che è il gel instabile. Il gel instabile abbinato all'acido fa questo. L'acido già ce n'abbiamo uno, quindi facciamo il gel instabile e creiamo, mamma mia, i soldi. Quest'altro da 1 milione. I soldi che famo. Allora, gel instabile possiamo fare un altro. È vero, perché è carne di cactus. Madonna. È però l'acido dobbiamo fare, mannaggia. L'acido si fa... Com'era l'acido? Il fungo? Vabbè, ok. Allora, con calma. L'acido si fa il fungo e la mordite. Mordite ce l'ho, il fungo lo vado a prendere. Quanti ne ho fatti? 2? 2. Ma non ci arrivo. Papà. No, nemmeno... Eh no, l'acido dove devi, mannaggia a me. Acido, ok. L'acido basta, è finito. Possiamo fare un altro di questi. Quindi sono altri 2 milioni che abbiamo fatto. E a sto punto qua li mettiamo. Tac, tac. E questi. Però più di 10 non ne viene. Ho visto come fare la mia rimembranza. Praticamente bisogna trovare questi altri prodotti. Per la rimembranza dobbiamo partire dall'ultimo. Dobbiamo fare il nanodo catturato. Dal nanodo catturato, che si fa con l'iridio, quindi quello più facile da trovare, si fa l'ombra inglobata, che si fa con rame e il nanodo. Quindi facile anche questo. Poi dobbiamo passare alla materia oscura, che è... Dove sta? Materia oscura sta sopra, mi sa. No. Sotto materia oscura, eccola qua. Serve il globo non sferico più l'alluminio, che ancora qui si trova. Poi bisogna fare i resti di Nova, che è questo. Anzi, dobbiamo fare questo. Prima la giada fotonica, la fine dell'alba, eccola qua. Fine dell'alba con la materia oscura e l'oro. Poi si fa la giada fotonica con la fine dell'alba e l'emeril. Poi si fa lo stato di fase, che si fa con la giada fotonica e la cimatigene, che non so dove si trovi, non so proprio dove caspita si trovi. Una volta fatto questo dobbiamo fare i quanti modificati, mi sembra, i resti di Nova con rubbio. Dai resti di Nova va fatto i quanti modificati e poi si fa l'ultima, il cuore del sole, poi lo si mette nella tecnologia. Mi sembra del... perché lo mette come tecnologia e si crea la rimembranza. Una volta che c'è questa rimembranza, che cosa succede? Che cos'è? È un progetto, quindi è qualcosa che ti dà un aiuto, un ampliamento. Rimembranza dovrebbe essere una cosa che racchiude tutto quello che hai mai saputo. Quindi ti dà tutte le risposte del gioco. Andremo anche alla ricerca dei glifi. I glifi che ci permetteranno, eccoli qua, glifi dei portali, di inserire nei portali un indirizzo per andare da un altro giocatore a visitare il suo pianeta, la sua base. Io voglio platinare il gioco fino all'uscita, speriamo, della 1.4. Mi aspetto ancora cose che da Hello Games
e probabilmente non mi deluderà come non deluderà tutti gli appassionati di No Man's Sky, perché ci hanno messo il cuore a fare la storia ed è una cosa bellissima, aspettando la rimembranza. Potremo cambiare la base, però una volta che stiamo facendo tutto questo, questa agricoltura qui, cambiarla è da matti. Cambiarla è assolutamente da matti. Qui pare che sta crescendo. Ci vogliono 2 ore. Io adesso andrò a prendere il Tanium e cercherò di piantare il più possibile di questi cactus, sperando che crescano e vada tutto bene. Vediamo un attimo al volo se qualcosa è cresciuto. Questi, vedete come crescono. Vabbè, raga. Basta. Basta perché sennò divento matto e mi si è prosciugata la lingua. Cactus qua crescono. E qua crescono. Quindi io vi saluto qui direttamente mentre cado dalle scale. Cado pure qui. Boom. Cado pure qui. Boom. Vi saluto in mezzo alla tempesta di questo pianeta brutto, ma che serve. Assolutamente serve. Rimaniamo un'astronave nostra qui. Facciamo un salvataggio che tanto non serve più. E mi sembra di aver. Ah! Mi dimenticavo, nella 1.38 hanno aggiunto la possibilità di fare diversi salvataggi, non so se uno o due in più. Quindi si può poter giocare partite diverse dello stesso tipo. Quindi tipo due creative, due avventure normali, due sopravvivenza. Ed è una cosa fantastica per chi in casa magari ha due persone che vogliono giocare indistintamente l'una dall'altra, e una quando vuole, non, magari che non vuole fare la stessa partita. È una cosa che finalmente l'hanno messa. Poi che hanno aggiunto la possibilità di fare il passaggio dai contenitori ai vari exotuta, astronave, exoscafi, quindi senza ogni volta portare dal contenitore, dall'astronave all'exotuta e dall'exotuta al contenitore, trasferiti direttamente al contenitore. O dal contenitore potete trasferirli direttamente all'exotuta e viceversa, insomma. È una cosa buona. Buona, certo, non è realistica perché poi alla fine tutto teletrasportabile, noi siamo teletrasportabili in tutta la galassia, però è una simulazione.